Quest'oggi parleremo di nuova povertà in compagnia del rettore della Chiesa dei Cappuccini di Biceglie, Don Salvino. Come prestate soccorso alla gente in difficoltà che si rivolge alla vostra struttura? In molti modi. Innanzitutto in maniera molto pratica, alimenti che distribuiamo una volta a settimana, qualche volta anche due volte a settimana, a circa 150 persone al mese. Poi facciamo un sostegno lavorativo perché crediamo che distribuire i pasti sia, o distribuire gli alimenti sia piuttosto povero come intervento e allora cerchiamo di accompagnare le persone a un inserimento lavorativo. Per esempio il servizio badanti da anni fanno costantemente riferimento qui ed è una cosa che ci è riuscita abbastanza bene, nel senso che gli insuccessi, le delusioni sono state dell'ordine del 2%, quasi fisiologico, non è vero, tutto dovrebbe andare al 100% bene. E poi c'è un altro intervento di tipo terapeutico, e cioè noi accogliamo anche i bisogni interiori, cosiddetti interiori, e fisici di malattie di vario genere. Perché qui c'è una scuola di naturopatia, io sono naturopata per questo e quindi ovviamente tutto questo in maniera gratuita, anche gli interventi cosiddetti terapeutici dalla depressione a malattie degenerative sono tutti gratuiti. Con la cosiddetta crisi i bisogni sono triplicati, le persone che fanno riferimento a noi sono veramente da un punto di vista quantitativo triplicati, ma soprattutto sono aumentati finalmente i bisogni interiori. Si passa, o si sta passando, e questo mi sembra una cosa bellissima, dal bisogno di cibo al bisogno di conoscenza interiore, di accoglienza interiore di se stessi e degli altri. La gran maggioranza di gente non vuole lavorare, perché il lavoro, soprattutto quello che passa dalle mie mani, è abbastanza faticoso. Tutti vogliono abbastanza facilmente denaro, ma la richiesta in denaro è diminuita, e alimenti. Quando si chiede o si prova un inserimento lavorativo, io in tutti questi anni ho raccolto moltissime delusioni. E cioè dopo una settimana i vari imprenditori, che pure mi facevano il favore di accoglierli, mi venivano a trovare con il sorriso, facendomi notare che sono stati clamorosamente assenti. L'unico problema, secondo me, che ha l'umanità da sempre è la violenza. E la violenza con se stessi. Su questo nessuno, nessuna generazione si è mai rimboccato le maniche o mai tentato di fare qualcosa. Che ci sono molte persone, non sarebbe possibile portare avanti tutti i servizi che offriamo, la disponibilità che offriamo, se non ci fossero moltissimi volontari che rimangono disponibilissimi a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, anche i cosiddetti giorni festivi. Ultimamente abbiamo accolto i profughi, per l'emergenza dei profughi, ancora una volta è stato possibile farlo, è vero che c'erano le persone che dovevo assumere per forza, ma c'era proprio un gruppo di persone volontari che mi ha permesso che l'accoglienza fosse stata garbata, dignitosa, evangelica o quant'altro.